Quindi ciao Jackie, come stai? Ciao Camila, bene, come stai? Sì, molto bene, molto felice di parlare con te dopo una settimana, sì? Sì, più o meno una settimana, anche io molto felice di Sì, essere sì, qui di sì, nuovo. sì. Sì, quindi oggi parleremo del capitolo 3 del Sì. libro e volevo iniziare parlando un po' del il primo topico che è Cartol. Come si dice in italiano approaches? A cui si avvicina, approach, avvicinarsi. È il primo Avvicina. topic, il primo argomento, quindi sì. Il primo argomento in cui è Cartol si avvicina. Lui dice no, ricerca, no ricercate il sé nella mente. E per me è molto interessante quando lui parla che i problemi della mente non si risolvono a livello della mente, che se tu vuoi studiare la mente puoi diventarti un buon psicologo, Esatto. però non è possibile risolvere. E per me questo sembra molto interessante perché ho letto qualcosa in qualsiasi posto che è algo come qualcosa come com'era? La mente non è possibile, risolvere una cosa per lo stesso stato mentale che lo ha creato, Sì, no? esatto, ha molto senso quello che hai letto, questa frase. Sì, Certo. per risolvere tu hai bisogno di accendere, si dice, un Sì. altro stato superiore per Brava, accedere a un altro stato accedere. superiore. Se per questo molte volte, come si dice, at least, Almeno, bravissimo. almeno io quando vedo, miro il passato, Vedo dice, il passato, guardo al passato. quando guardo al passato, il mio sé di 15 anni che aveva tanti problemi, io penso, oh, però questo non sono veri problemi, però adesso non sono, perché io ho, come si dice? No, dicevo, hai raggiunto un altro livello di consapevolezza, hai fatto un passo Sì. avanti nella vita. Quindi, Sì. guardandoti indietro, vedi che quelli non erano problemi. No, però erano per me. Però erano in quel momento. In quel momento, come adesso, io ho problemi che un giorno quando avrei, no, non lo so, 40 anni, non saranno problemi. Quindi volevo chiederti, è una domanda difficile, ho pensato molto su questo argomento. Io vedo un psicologo da 9 mesi, Psicologo. psicologo da 9 mesi, grazie. Sì. E, sì, però cosa pensi di questo? Sì, i problemi della mente non si risolvono a livello della mente. Cosa ne pensi? I psicologi sanno necessario? Allora, parli con una persona che ha un'idea un po' radicale in merito a questo. Sì, allora, devo dire che non mi sono mai avvicinata all'idea o alla persona, proprio alla figura di uno psicologo, e ci ho pensato tante volte nella vita, anche nel mio periodo di adolescenza in cui ho avuto diversi problemi, come tutti ne abbiamo, l'hai detto tu, ci sembrano sempre problemi irrisolvibili, grandissimi. Però non ho mai avuto quella spinta proprio perché intimamente, un po' per mia volontà di non chiedere mai aiuto, e questo è un errore. Ma a parte questo, anche perché pensavo che alla fine anche loro sono un po' umani come noi, anzi sono umani come noi, e quindi molto probabilmente anche loro hanno accesso solo a un livello un pochino più limitato della mente, anche loro di per sé portano dei problemi, dei condizionamenti, eccetera. Quindi ho sempre trovato la figura umana un pochino limitata, specialmente se è fuori da me.
ho sempre pensato che io possa essere l'unica soluzione perché io sono dentro di me, no? Se non riesco io a capire la radice, a lavorare come può una persona esterna. Quindi mi trovi un po', ma semplicemente perché non me lo sento io, ecco, come metodo per me, adatto per me. Conosco persone che si trovano benissimo con queste figure professionali come supporto. E ad esempio io ho trovato un altro elemento che mi ha aiutato un po', in cui ho visto un diverso modo di, appunto, di approccio, proprio perché non è al mio livello di semplicemente di biologico, nel senso non sono esseri viventi, ma io ad esempio ho provato ad avvicinarmi al mondo vegetale, al mondo delle piante maestre. Io credo che tu sappia molto di questo perché il luogo da dove provieni un po' appartiene a questa cultura. E io ho visto in queste cerimonie profonde, in cui ovviamente ci sono delle persone, questi curandero, questi uomini in medicina, che no, a cui non piace nemmeno chiamarsi così, e già questo ti fa capire molto, con l'aiuto loro, con l'aiuto di strumenti che bypassano la mente, quindi che vanno al di là della mente, ho trovato un aiuto diverso, ho trovato che davvero la mente non era parte di quel processo in quel momento, ma lavorava altro, lavorava un diverso livello di consapevolezza e tutto lavorava per quello. E lì davvero io sono riuscita ad andare a fondo su cose che veramente mi vengono ancora i brividi se ci penso, è stato veramente un aiuto forte. Quindi ecco, sono un pochino più legata a quello, ma semplicemente per il fatto che, come dice Eckhart Tolle, provare ad usare la mente per risolvere i problemi della mente suona un po' ironico, anche se vuoi, da un certo punto di vista. E tu però come ti stai trovando, Camilla? Lo senti come un supporto questo effettivo per te? No, sì. Per me, ho fatto questa domanda in realtà al mio psicologo, perché io scrivo molto, sempre, sempre ho scritto molto, Ho e sempre per scritto me, molto, sì. ho sempre scritto molto, e per me quando io scrivo, io posso risolvere qualcosa, sì, perché io ho nella mia frente, Davanti a me o davanti di a me. fronte a me, sì. Sì, io davanti a me i problemi o qualcosa che io sento. Quindi la prima volta che ho parlato con questo psicologo, io ho sentito che io ho parlato, infatti, ho parlato, 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 e al fine della sezione Sì, gli ho domandato: qual è la differenza tra te e il mio diario? Perché certo. io scrivo e io posso vedere che quando parlo io posso ascoltare le cose che io dico, però una cosa che lui mi ha detto è che quando noi scriviamo non ha una persona per dire, come si dice, stop? Smetti, ferma, Fermati o smetti, brava. fermati, non è così, pensa in questo, perché se tu scrivi o se tu parli con un amico, una persona che non ha studio, non lo so, della mente, non so, tu Certo. puoi, non so come dire, Dici continui quel flusso di pensieri, forse lo porti sì. semplicemente avanti. Indefinitamente, sì, però Certo. quando c'è una persona che no, quindi ti chiama, no, Sì. no, no, non vai per questo. Però la realtà è che dopo 9 mesi io sento che sì, razionalmente, sì, io capisco molto molto di più di me, Bravissima, certo. molto. E Bene. io sono padrone di pensieri, io so molto, e questo è di aiuto per me molto, Mi perché fa quando io piacere. penso una cosa, so che oh, sto facendo questo. Quindi ti dà una direzione, è Sì, importante. però è tutto nel livello della mente, no, non è una soluzione vera, è una soluzione perché tu sai quando, però ancora non è
non è lo stesso che quando, ad esempio, quando ho letto questo che Eckhart Tolle ha detto di la soluzione è lasciare il tempo. Sì, lasciarlo andare, eh? Lasciare andare il tempo. Lasciare andare il tempo, perché non esiste il passato e il futuro, e questo è una soluzione, perché se non esistono, se sono una fissione, Brava, quindi una finzione. è una mentira, is a lie, Sì, è una menzogna, una bugia. è una bugia, quello che io passo facendo nella terapia una bugia, sto parlando di una cosa che non esiste e è la mia interpretazione. E perché perdere tanto tempo parlando di cose che non sono vere, no? No, non Che non conosco. sono più, eh? Sì, Capisco. Capisco non cosa so. pensi, però se ti fa stare bene quello che dici può essere perché tu non fai solo questo, nel senso tu fai un percorso già da molto tempo profondo, formativo, personale, no? Di crescita Sì. a questi livelli di consapevolezza, quindi può essere sicuramente una parte integrante che può andare a completare anche un tuo percorso, questo sì, perché no? Se ti fa stare Sì. bene, se quello che dici, no, farti riflettere durante la vita quotidiana, fuori da queste sedute, benissimo, cioè questo è, lo senti, no? Sulla tua pelle che è positivo, va bene. Sì. Sì. Ci E mi è piaciuta questa. presento. Oh, ciao, meraviglia! Come si chiama questa dolcezza? Mimosa. Oh, Mimosa, che bella che sei. Anch'io Sì. una canina e adoro gli animali, loro sono proprio la purezza. Loro vivono nel presente. Sicuramente quando ti accorgi di questo, la prima cosa di cui ti accorgi. Io pensavo questo la notte prima di cambiare appartamento. Sì, brava, va Sì, benissimo, ti fa sentire. io guardavo il mio animale, ho 5 gatti, e io pensavo, però no, io sono qui preoccupatissima con domani. Sì, del domani, eh. Io preoccupatissima del domani, e voi dormono, Voi però dormite, sì, loro mi guardavano. Organizzando le cose, sì. però no, si preoccupavano. No, non hanno nessuna preoccupazione, se non quella No. del presente, veramente, di quello che devo Sì. fare ora. Non mi importa di dopo, io lo vedo benissimo con il mio cane. A volte cerco di parlarci quando non ho tempo, dico dopo andiamo, ma il dopo è qualcosa che davvero lo vedo, alcune cose riesci a capirle, perché poi sono sempre quelle le parole, ma il dopo è una cosa che non ho mai capito, chissà No. perché. No, però molto Infatti. buono, però molto buono. Molto bello. Ma Sì. sai cosa mi ha colpito di questo capitolo in particolare, di quello che dicevi del passato e del futuro che non esistono? Mi piace come chiama il passato, l'autore lo chiama un adesso precedente, quindi continua a chiamarlo con il nome di adesso perché quello che fa, in cui fa riflettere è proprio questo, non esiste vita al di fuori dell'ora, anche quando pensi al passato è semplicemente un pensare al passato, una traccia di un momento precedente, di un adesso precedente, ma non hai mai vissuto nessun momento se non quello di adesso. E questo è talmente semplice, ma talmente davvero rivelatorio è stato per me quando l'ho letto la prima volta. È come dire, ok, questa è la soluzione, questa è la chiave, pensare che hai solo questo. E allora poi tutto un po' svanisce, no? Tutti i problemi, come dicevi tu, quando eri in quel presente, in quella sessione, in quel ritiro che mi è rimasto impresso il tuo racconto, lì tutto svanisce, i problemi non esistono in questo momento. Sì. È interessante perché ho un'esperienza di 11 anni fa, e credo che questa è stata la prima volta che ho sperimentato l'adesso, però non sapevo. Io avevo una dolore molto forte, non ricordo dove. Però quando tu sei malata, quando noi siamo malati, e no, solamente hai l'adesso, perché sì, stiamo
malati, soffrendo, Sofferenti, eh? soffrenti. E non è possibile fare piani o pensare nel passato, sì, è una cosa molto forte. E io mi ricordo di essere a cama, in letto, Sì, così, bravo. in letto. No, figurati. E io sentiva un dolore molto forte che io era completamente cosciente, completamente. E io, come si dice? I dated a guy. Ho visto un ragazzo, ho avuto un appuntamento con un ragazzo, questo dated non ce No, l'abbiamo. però era continuo, Ah, lo era il stavo, mio sì, ragazzo. stavo vedendo un ragazzo, stavo con un ragazzo, stavo frequentando un ragazzo. Stavo Scusami. frequentando un ragazzo perché lui era molto bello, era la mia ragione, era l'unico, no. I thank God he won't see this because he's, but we are friends now. But I like him as a friend. Mi piaceva. Mi piaceva come Sì. amico, però Grazie. come ragazzo no. Però io, sì, però quando io ho acceso questo momento di dolore, di Sì, consapevolezza, di quando sono, coscienza. puoi dire anche quando sono entrata in questo momento di dolore. Sì, è diventato molto chiaro per me che non poteva più essere con lui perché non faceva senso, non aveva senso. Non aveva senso. E questa è stata la prima volta che io ho finalizzato le cose con una persona e non ho avuto a second thought. Non ha avuto un secondo pensiero, non ci hai ripensato. No. Però tutte le altre volte dopo questa io ho pensato, questa è la giusta decisione e sempre mi ricordo di questo momento che io avevo questa chiarezza. Sì, bravo. E sì, e volevo. Però è una cosa piccola, Bene. no? Però io No, il risultato è stato grande, cioè quello a cui ti ha sì. portato questo essere Sì. cosciente, Sì, nonostante il dolore, cioè quindi quel dolore è stato no. proprio Sì. un'apertura. Sì, però era molto chiaro per me tutti i pensieri che no, non avevo non avevo no, non ho avuto molto pensieri, però tutto che ho pensato na quella volta Sì, quella io volta. è stato bene, però sì, però volevo accendere questo momento, questo livello Volevi un accedere a giorno. questo livello, vedi? Sì. Ci sono questi momenti in cui appunto siamo costretti ad essere presenti, no? Un po' come appunto il tuo. E io infatti mentre leggevo questo capitolo specificamente, diciamo, mi sono ricordata, e anche lì mi sono venuti i brividi, quindi è una rivelazione continua, mi sono ricordata che anch'io ho vissuto un momento appunto di pericolo, perché infatti chiama di emergenze, no? Li chiama momenti in cui di vita o di morte, in cui non hai tempo per pensare, la mente non si può mettere a fare giochetti, a pensare ok, cosa succederà, quindi non ha tutto quel tempo, infatti, ma non si ferma completamente perché tu devi essere sei, non è che lo devi essere, sei catapultato in quel presente in cui non esiste più niente. E a me è successo quando ho fatto un incidente un po' serio, un po' grave, qualche anno fa con il mio ragazzo, e ci siamo un po' ribaltati con la macchina, volavamo in aria per diverse volte, e in quei momenti in cui giravamo, in cui appunto la macchina si ribaltava, io ho pensato mentre leggevo il libro che ero completamente presente, non mi stavo facendo domande, la mia mente non stava pensando al passato né al futuro, ma semplicemente dovevo capire, dovevo osservare quello che stava succedendo, ed era una situazione di pericolo in cui ero costretta a stare lì. Quindi un po' quello che è successo a te, ci sono dei momenti in cui lo siamo e magari non ce ne accorgiamo nemmeno. Ah sì. Sì, interessante, interessante. E Molto, molto. spero che questi momenti succedano di più, però non in situazioni. Brava, non in queste. Sì, però tutto il Non così tempo. pericolose, brava. No, Perché sì. possiamo farlo anche tutti i giorni, no? Sì, In è ogni vero. situazione possiamo provare ad essere in quel presente.
molto bene. Jackie, grazie per questa conversazione. Grazie a te, è Un stata molto piacere. molto stimolante come sempre, un Sì. piacere. Quindi alla Grazie. prossima, sì? A Alla prossima, grazie mille, a presto, ciao Camilla. presto, ciao.